Siamo con Eliana Urbano Raimondi, che ha scritto Vita, arte e miracoli di Manfredi Beninati per Canat Editore. Eliana, perché un libro sull'arte di Manfredi Beninati? Sono sempre stata attratta dall'opera di Manfredi, che ho conosciuto per caso tramite un articolo trovato sul web, in cui ho visto un suo quadro del 2008, Una natura morta, che subito mi ha affascinata e mi ha fatto decidere di scrivere su di lui, quindi ho approfondito, ho indagato, fin tanto che appunto non l'ho conosciuto. E ho avuto modo di ammirare le varie forme in cui si esprime la sua sensibilità artistica, quindi dalle installazioni ai dipinti, alle sculture, fino ad un recente progetto che peraltro mi ha vista coinvolta, un film, l'Epos, omonimo all'installazione che verrà presto inaugurata. Quali sono i motivi dominanti dell'arte di Manfredi Beninati? Allora, Manfredi è un artista molto sensibile, come ho detto prima, le cui opere sono estremamente stratificate, sia formalmente, proprio come nelle velature dei dipinti o nelle sedimentazioni delle sculture che possiamo vedere adesso, stratificate anche a livello di dimensioni che si sovrappongono, dimensioni mentali, oniriche. Surreali nella misura in cui l'arte è essa stessa surreale per statuto, così come Manfredi afferma. Un'altra dominante del libro riguarda anche la forma elitaria delle opere di Manfredi, che sono soltanto apparentemente democratiche, aperte a tutti, nel senso che ognuno può vedere ciò che vuole nelle opere dell'artista, in base alla propria sensibilità, al proprio vissuto, ma in realtà molto elitarie perché eccessivamente stratificate, appunto come dicevo prima, e intessute di fittissime citazioni culturali, relazioni con mondi e dimensioni che l'artista crea e a cui fa riferimento. Manfredi Beninati è palermitano, però in realtà si distingue molto dai cosiddetti artisti palermitani, anche solo per il fatto che la sua arte gira per il mondo e anche rispetto a una distanza o a un distacco, potremmo dire, rispetto a quelli che sono gli artisti di Palermo. Allora, Manfredi nasce a Palermo e a Palermo vive negli anni della sua infanzia, a cui è legato per i ricordi affettivi che sono fortemente presenti nelle opere del primo periodo, in particolare nelle opere pittoriche, in cui traduce nella rappresentazione appunto pittorica fotografie di famiglia. Ma la Palermo a lui tanto cara adesso è soltanto appunto un luogo di degrado da cui lui vuole quanto più distaccarsi e distanziarsi, e questo lo esprime anche nell'opera L'Epos di cui parlavo, sia film che installazioni in cui la firma della città è presente nella voluta sporcizia dell'installazione, così come sporcizia sonora e visiva del film, che alla fine è un'imprecisione calcolata che comunque è tipica delle opere di Manfredi e che rovinando impreziosisce. Vita, arte e miracoli di Manfredi Beninati, edizioni Canat, Eliana Urbano Raimondi.